si svolgerà sulla distanza di 80 giri. È una maglia che vale oro, veramente. Sì, assolutamente. Una maglia tricolore è sempre un'immensa soddisfazione e sono veramente felice di indossarla. È stata una gara combattuta in vista di altri appuntamenti. Complimenti ancora. Sì, assolutamente. Oggi diciamo che non me l'aspettavo assolutamente, perché ero molto qua a correre e insomma, arrivare in finale e vincere è stata una cosa in più. Sto preparando i campionati europei che ci saranno la prossima settimana, quindi insomma c'era un po' di paura perché bisogna salvare la gamba, diciamo, però è stata comunque una gara molto gestita molto bene dal mio capitano Cordiano, che ha gestito tutto alla perfezione per controllarsi fino all'ultimo sprint, dove ho cercato di dare tutto e è servito. È servito, soprattutto è servita questa tre sere per, come hai detto tu, salvare la gamba, anche perché non essendoci molti chiari avete problemi di trasferte, Fiorenzuola, i Vigorelli e non solo. Assolutamente, sì, adesso abbiamo questo grande problema, quello della pista, siamo senza pista in questo momento e anzi, siamo veramente fortunati che alla maglia bianco-rossa della città di Pordenone, che riescono a organizzare queste corse, dato che Pordenone non è il primo anno, quindi è un piacere vedere che si ripete e speriamo anche nei prossimi anni di essere qui. Grazie.